Si raccontava che un intero villaggio era stato raso al suolo per lasciare spazio a un'area ricreativa di dubbio gusto. I vecchi abitanti, oggi quasi tutti deceduti, avevano un'aria spaesata, è il meno che si possa dire. Il cronista si premurò di documentare l'enorme baraccone che serviva a ospitare i poveretti rimasti senza casa. Insomma, una piccola comunità letteralmente minata nel cuore della propria identità. E così, in data 8 gennaio 1962, in pieno boom economico, i legittimi proprietari, le famiglie Verga e Anghileri, decidono di vendere con sonno a un tale Conte Mario Bagno, imprenditore. Sedotto dal boom economico e turistico, il Conte Bagno immagina un improbabile Las Vegas Brianzola. Con sonno muore una seconda volta, lasciando orfani i nuovi abitanti. Anche loro carichi di memorie tutto sommato liete, se non proprio paragonabili, è il meno che si possa dire, a quelle degli abitanti precedenti. Strano destino quello di Consonno, un tempo ammirato per la sua comunità tanto affiatata, è ridotto ora a spettro impietoso dell'abbandono.